Sono Alice Castiglioni, responsabile dell'Agenzia per il Lavoro Family Care di Gallarate. Abbiamo un grande obiettivo: far tornare la serenità in famiglia e consentire alle persone anziane di poter vivere la loro vita nella loro abitazione. Family Care può essere un punto fermo per voi in caso di supporto, mediazione o sostituzione del personale. Vi aspettiamo in via Magenta 6 a Gallarate. Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia che arriva da Caronno Pertusella. Nella notte c'è stata una spaccata al Crédit Agricole con un furgoncino lanciato contro la vetrata, ma i malviventi non sono riusciti a fuggire con il bancomat. I carabinieri sono infatti intervenuti immediatamente e hanno arrestato tre persone. Vediamo il servizio della redazione con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Spaccata la scorsa notte nella filiale del Crédit Agricole in Corso della Vittoria, in pieno centro a Caronno Pertusella. Tre persone sono state fermate dai carabinieri. I tre sarebbero i componenti della banda entrati in azione verso le 4. Uno di loro, al volante di un furgone appositamente modificato, lo ha guidato contro la vetrata blindata dove c'era il bancomat, sfondandola. Il botto ha svegliato gli abitanti della zona. L'allarme è stato immediato e subito sono accorse sul posto le pattuglie dei carabinieri. Al loro arrivo, i militari hanno trovato ancora sul posto tre persone e le hanno fermate, due senza problemi e una terza dopo che è stata bloccata mentre cercava di fuggire col furgone su cui era stato caricato il bancomat. Tentando di scappare, il malvivente è uscito di strada dopo poche centinaia di metri, agevolando così la sua cattura. Andiamo ora in provincia di Novara. Nella notte a Dormelletto, tragedia sui binari al passaggio di un treno merci. Un minorenne di nazionalità marocchina è fuggito dopo che una pattuglia dei carabinieri aveva cercato di fermarlo per un controllo insieme a un altro straniero. È finito sotto un treno ed è morto. Poco prima erano scattati due allarmi per altrettanti tentati furti in una sala slot in una farmacia della zona. I militari hanno tentato sino all'ultimo di indurre il ragazzo a tornare indietro, ma lui ha proseguito la sua corsa e così, nonostante la frenata disperata da parte del conducente del convoglio, si è consumata la tragedia. Torniamo a raccontare la storia di Evaristo Scalco, l'artigiano e maestro d'ascia di Cittiglio, che nella notte tra martedì e mercoledì scorso ha ucciso nel centro storico di Genova, colpendolo con una freccia, Javier Miranda Romero, operaio di 41 anni. Per il giudice per le indagini preliminari Matteo Buffoni ci sono dei dubbi sulla contestazione dell'aggravante dell'odio razziale contestato all'uomo fermato subito dopo l'omicidio. E quanto emerge dall'ordinanza con la quale ieri il giudice ha disposto il carcere per Scalco, convalidando l'arresto. L'aggravante è stata contestata dal PM Arianna Ciavattini perché l'amico della vittima, che era con lui quella sera, ha raccontato agli investigatori che l'artigiano avrebbe urlato ai due insulti a sfondo razziale. Va appurato ora se quella frase sia stata davvero pronunciata. A Varese, il prossimo mese, a partire dal lunedì 7 novembre fino al 15 dicembre, ci saranno lavori e limitazioni alla circolazione nel comparto di Largo Flaiano, porta principale d'ingresso in città, sempre per la realizzazione della nuova maxi rotatoria. Vediamo il servizio della redazione con le immagini dell'agenzia Blitz. Proseguono i lavori per creare la maxi rotonda che eliminerà il largo Flaiano, tutti i semafori e agevolerà il traffico vicino alla bretella autostradale. Ed è proprio la bretella autostradale che da lunedì 7 novembre sarà al centro di alcuni interventi propedeutici allo spostamento del cantiere proprio nel punto in uscita dell'autostrada. Si tratterà di lavori che limiteranno, ma di poco, circolazione delle auto con un piccolo restringimento di carreggiata, e l'intervento che verrà fatto nella prima fase sarà quello di bonifica della massicciata della ferrovia e anche previsto lo spostamento degli
in vari impianti di illuminazione. Prosegue intanto alacremente, spesso anche nel weekend, il sabato e la domenica, il cantiere di Viale Borri, che è proprio il cantiere collegato al grande intervento di Largo Flaiano. Ed è da qui che verrà poi costruito il ponte che passerà sulla trincea ferroviaria e che si collegherà dalla parte opposta, cioè all'uscita della bretella autostradale, per consentire di creare la nuova rotatoria di Largo Flaiano. Convegno di cittadinanza attiva in sala Montanari a Varese per spiegare ai cittadini tutta l'attività dell'ospedale del Ponte. Protagonisti, medici e infermieri. Il servizio è con le immagini dell'agenzia Blitz. Le donne, gli uomini, i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario dell'ospedale Filippo del Ponte si è raccontato in un incontro organizzato da Cittadinanza Attiva di Varese Provincia e svoltosi nella Sala Montanari di Varese. L'ospedale del Ponte è uno dei 5 hub pediatrici in regione ed è dedicato interamente alla salute della donna e del bambino. Sono tante le specialità presenti che lavorano in maniera integrata e multidisciplinare per garantire un percorso di cura migliore per ogni singolo caso, e cioè per ogni singola persona, donna o bimbo o bimba che siano ricoverati. Tutto questo è stato raccontato in un interessante incontro rivolto a tutta la cittadinanza. Oggi, come un secolo fa, Autostoriche a Gallarate. È tornato infatti a vivere il primo gran criterium automobilistico invernale, a 99 anni di distanza dal 23 dicembre 1923. Vediamo il servizio di Giuseppe Macchi con le immagini dell'agenzia Blitz. Pulsa la storia, migliaia di persone qui in Piazza Libertà, straordinario lo scenario ad attendere gli equipaggi di una manifestazione del tutto particolare. Si sta preparando il centenario di una grande rievocazione, il Grand Criterium automobilistico di Gallarate invernale. È fondamentale. E con noi il presidente del club organizzatore, ovvero Gallarate Automoto Storica, il dottor Arturo Ferraro. Complimenti Arturo per questo gruppo di lavoro straordinario che ha rispolverato la storia. Grazie. Comunque 1923, 23 dicembre, 24 arditi partirono e fecero il doppio della nostra strada e ritornarono ad una media di 60 km all'ora e vinse uno di Gallarate, di Busto Arsizio. Sì, Vittorio Munari di Busto Arsizio, esattamente. Noi vogliamo provare a rinnovare questo avvenimento. Abbiamo per ora fatto una prova generale che è andata benissimo, oltre le nostre più rosee aspettative. Siamo stanchi, però abbiamo portato a termine questo giro. Oggi a Legnano, festa di San Magno, patrono della città. Consegnate 20 benemerenze civiche. Tutti i particolari nel servizio di Cristina Masetti con le immagini di Walter Todaro di Publifoto. Città di Legnano in festa oggi per il santo patrono San Magno. È tradizione che in questa giornata il comune di Legnano assegni le benemerenze civiche a enti, associazioni o persone che con la loro opera si sono particolarmente distinte. Tra i 10 nomi che compongono la rosa dei premiati quest'anno spicca sicuramente il nome di Gigi Riva, il famoso rombo di tuono, uno dei più forti giocatori italiani di tutti i tempi. Nativo di Leggiuno ma legatissimo alla città di Legnano, aveva esordito la propria carriera proprio nella Legnano Calcio. Come sappiamo da tempo lui vive ormai in Sardegna, si è trasferito a Cagliari, non era presente alla cerimonia di questa mattina, ma a ritirare la benemerenza c'era la nipote che vive proprio nella città di Legnano.
Altre benemerenze sono state assegnate alla Casa Onlus Madonnina dei Cedri e a Sergio Grazioso nel mondo del sociale, a Roberto Clerici per il mondo del palio, ad Antonino Mazzone nel mondo della sanità, ad Enzo Mari per le tradizioni della città di Legnano e a Marco Tajana per il mondo sportivo del basket in particolare. Sono state assegnate anche tre benemerenze alla memoria: Sergio Efren Raimondi, fotografo di fama internazionale, Alessandra Centinaio, un veterinario molto amato nel mondo del palio, e Peo Albini, titolare di una delle librerie più note e più apprezzate della città di Legnano. Infine torniamo a Varese. È partito oggi pomeriggio da Villa Recalcati il tour natalizio dell'associazione venegonese Cuori Eroi per Bambini e Eroi, che porterà il più grande giocattolaio sulla sua slitta Apecar in varie località del nord Italia. Obiettivo: una raccolta di doni da distribuire poi a bambini ricoverati in ospedali, case famiglia e centri di accoglienza. Presenti al via il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e il presidente della provincia Emanuele Antonelli. Ci sono stati balli e giochi con i supereroi dell'associazione e i piccoli partecipanti alla festa si sono fatti fotografare con Babbo e Mamma Natale. A un certo punto è arrivato anche il Cicalotto, e cioè il personaggio interpretato da Max Laudadio di Striscia la Notizia. Prossima tappa del viaggio domani ad Arona, gran finale domenica prossima a Binago. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata e buona domenica.